tante d'amore per la creazione e per il prossimo. Non può fare a meno di esporre e far evadere da questo cuoricino affinato d'amore per tutti, versi che sia per essi come era un tempo, come si rompisse in quartine e gli mantenne, fin quando qualche amico è invitato a diventare a comporre poesie invece sciolte. Per me ogni novità è una sorpresa, arrivo invece di dire fatta mia e poi fammi sua. Questo miracolo è accaduto, senza neanche accorgere finora ho composto oltre 350 poesie invece sciolte. E come dice Peter Pan, che ancora mi piace di ripetere, sono tanti bisogni a popolare. E io ho preso a trovare e a sognare da marzo del 2017, no, diciamo, quando ho conosciuto a Lucera, a Spagna di Napoli, tramite il mio figlio Patrizio e Franco Cino. Da allora la mia poesia, che volevo il tipo, verso sciolti, in rima, e i quartieri erano rimasti e sorrenti, come disse da qualche amico, ha preso a volare, come si vuole tutto e fare, sempre un fiume in piede, come dice Marcosci. Il Nilo che percorre il percorso è un titano di intatto, tra cima e solda, tutto ciò che incontra lo porta con sé, verso vite sconosciute che anch'io mai vedo, ma forse lo spirito mi ha visto. Per cui esse, queste esperienze particolari, mi vengono a trovare quotidianamente. Tanto è vero che ogni giorno non riesco a fermare questa vena poetica che mi attraglia, mi assilla. Come si fa? Mentre tra me e sonno mangio una scogliera. Ebbene, quella scogliera deve diventare una poesia, o una metafora di vita che prende il volo la prima altezza. Per creare lo spirito in vola, alto e più alto possibile, supera tutte le cime delle mente della terra, salisce al cielo e lì contempla la creazione, ancora più visibile, come un cigno da lontano, attrae l'attenzione e porta verso vede chi non aveva mai veduto, sconosciuto, ma ambito e desiderato. Sono chiusa pensando a te, ma perché, ma perché, faccio questa cara per te. Si riferisce a una poesia già pubblicata nel libro precedente, che era in quartine e in versi alternati, mentre l'attuale opera si compone di versi sciolti,
dedicate al trionfo universale della riconciliazione, edita dalla casa editrice Oceano nell'anima, con prefazione di rilevante importanza di Anna Piano, pittrice e poetessa gargarica, e di Maria Teresa Infante, responsabile editoriale di Oceano nell'anima, quella casa editrice che ha pubblicato quest'opera. La serata di presentazione per me è stata una meraviglia, mi sembra ancora di sognare, anche perché questo libro viene presentato in 3 eventi differenti, in solo 7 giorni. Questa sera a Castelluccio dei Sauri, sabato 15 giugno a Lucera, presso il Circolo Unione a Piazza Duomo, e martedì 18 a Foggia presso la sezione Invalidi e Mutilati di Guerra. Per me è un tributo di gioia, perché la Divina Provvidenza ha provveduto 3 eventi in soltanto 7 giorni, il ossequio proprio ai 7 giorni della creazione. Non sto nei miei panni per la gioia e la soddisfazione che la Divina Provvidenza continua a donarmi.